tifosi sono stati il valore aggiunto. Mi aspettavo questo tipo di partita, una grande San Cataldese, però noi credo che comunque l'abbiamo interpretata al modo giusto, cercando sempre di imporre il nostro gioco dai primi minuti. E non è stato facile, che loro comunque l'hanno preparata bene, hanno chiuso tutti gli spazi. È normale che poi queste partite si risolvono in una grandissima giocata, una palla inattiva. Siamo stati fortunati noi, la cosa importante è stata anche non subire niente. Mi ricordo, penso che Pandolfo ha subito un tiro in porta e quindi continuiamo così. Ora fortunatamente siamo a pari punti, vediamo, noi andiamo domenica a Camarato e cercheremo di continuare la striscia positiva. Gran gol del capitano. Ma il capitano giustamente non lo scopo certo io, come diceva il buon Ancelotti. Un giocatore importante, parla il suo curriculum, se non la faceva lui quella giocata me la potevo aspettare da Nassi o da Mincica, se no sarebbe stata dura. È un'emozione indescrivibile veramente, tra l'altro lo dimostra la doppia ammonizione, non mi sono reso nemmeno conto del secondo giallo, quindi mi è dispiaciuto più che altro per l'espulsione, perché gli ultimi 10 minuti sono stati un po' di sofferenza, però credo che alla fine sia stata, al di là del gol, una vittoria meritata. Un gol liberatorio che ha fatto esplodere il pubblico del Presti, che ha consentito al Gela di vincere una partita difficile contro una San Cataldese che ha provato in tutti i modi a spezzettare il gioco. Sì, sicuramente loro sono venuti qua per cercare di portarsi via almeno un pareggio. Noi dall'altra parte avevamo la pressione, non dico l'obbligo di vincere, però ci tenevamo a vincere. Soprattutto anche dopo, e qui faccio i complimenti veramente oggi a tutto il pubblico di Gela, perché è stato veramente eccezionale. Un grazie va alla curva Angelo Boscaglia per l'incitamento che ci hanno dato non solo oggi ma da sempre, quindi è una vittoria che va anche a loro, perché hanno fatto tanti sacrifici, tutta la settimana sono stati vicino a noi a incitarci, e questa è veramente una gioia che veramente va per tutta la città, e un pensiero va soprattutto agli operai dell'indotto dell'Eni, che con la squadra siamo vicini a tutte le famiglie. Complimenti alla città, complimenti alla città che oggi veramente, lo dico anche con un filo di emozione, mi sono pure emozionato, vedere tutta questa gente, tutta la curva piena, proprio un colpo d'occhio importante, non da categoria di eccellenza ma da categoria molto molto superiore. Avete regalato un lungo momento di gioia a questa città. Sì, e cerchiamo insomma di continuare ancora su questa strada dando queste grandi soddisfazioni. Io ho detto prima ai tuoi colleghi, sono molto solidale per le persone che in questo momento soffrono, e non è giusto.